Ascoli Benevento, partita di Serie B. Ragazzi, iniziamo ad esplorare Guarda pochi anche istanti prima di chiudere le la mani di questa Serie sfida in mia compagnia assieme a Stefano Nava. Ah, non vedo l'ora, Pier. E saluto B. Buona intanto tutti i visione, nostri amici a iscrivetevi al casa. canale. Esploreremo Ecco uno tutti i dei campionati protagonisti annunciati europei del e match. non. La sua squadra punta davvero molto su di lui. Oggi vorrà continuare la sua personale collezione di palloni, fissando la tripletta messa a segno nell'ultima gara. Sono proprio curioso di vederlo all'opera. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Il tecnico ha optato per un 4-4-2 più. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Puntuale qui il difensore. E sarà a calcio di punizione. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Brosco. Valentini. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Cross, assolutamente da cancellare questo. Questa intanto è l'azione precedente, riproposta da altra angolazione. Peccato, ragazzi. Eh? Ha perso il pallone. Ottimo il dive vai. Rossetti. Buon intervento difensivo. Volta. Teio. Antei. Vai. Viola. Vai. C'è il movimento senza palla. Momento senza palla, il Può famoso essere il gol monopallo. del vantaggio. Ah! Conclusione che è uscita davvero di poco. Doveva fare meglio da lì. La palla non ha girato come si Vai. aspettava. Vai con la pelata, vai. Passaggio intercettato. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. L'idea eventualmente è quella del contropiede. Campionato di Serie B molto interessante. Hanno recuperato bene Ma sarei grazie curioso al di vedere le lavoro di squadre più pressione. strane d'Europa, ma anche quelle più proprio Letizia. internazionali. Teio. Cioè, andremo a Krisetic. scoprire tutti i campionati dalla Improva. Bundesliga, Coda. la Liga Spagnola, per Perdono palla. L'azione sembrava interessante. finire al calcio australiano, ragazzi. Viola. Krisetic. Vediamo se Oh. crossa. Pericolo, ecco il tiro. Krisetic. Viola. Teio. Viola. Buona triangolazione. Continua la fitta rete di passaggi. Parte il tiro, hanno Voilà. trovato il gol del vantaggio. Vedremo Grande come cambierà il match. Da vedere se volo potranno questo. spingere per farne un altro, o se magari si Fammi affideranno alla vedere, difesa e al rivediamolo. contropiede per sfruttare eventuali spazi. Rivediamolo. La spedita di prima nell'angolino in basso a destra, davvero una rete Eccoli. straordinaria la sua. Filtrante, un tiro al volo. Tiro di prima. Possiamo apprezzare meglio il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Oh là là, bello dai. Si Guarda, riparte col Benevento avanti nel punteggio. segnare Insigne, oh frate. Brosco. Vediamo se l'Ascoli riuscirà a pareggiare. Cross in mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Sventa un'azione davvero pericolosa.
Letizia. Casta. Krisetic. Viola. Occhio al suo movimento. Occhio al pressing. 5 minuti alla fine. Prota. Krisetic. Nel primo tempo. Viola. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Rossetti. Occhio al pallone filtrante. E poi. Suma quindi l'azione d'attacco. L'extra time sarà di 2 minuti. Volta. Krisetic. Gestiscono il possesso palla nella propria metà campo. Non c'è fretta di attaccare visto il punteggio. Primo tempo. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45. Velocemente andiamo sul secondo. Benevento che dà inizio al secondo tempo. Coda. Teio. Letizia. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Tiki-taka. C'è il triangolo. Krisetic. Cerca la porta. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sbagliata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Ottimo l'intercetto del pallone. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Krisetic. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Gran palla in mezzo. La mette dentro forte la Soterra. Ha buttato via una grande occasione per il pari. Poco cinico qui l'attaccante, sì. Gli è mancato il killer instinct per metterla dentro. Cosa ti sei ingurgitato? Impossibile disingurgitare, caro. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Così mangiato. Buona l'intuizione qui. E il portiere recupera il pallone. Viola. Ottimo, fin qui il giro palla per rallentare il gioco, stanno vincendo e vogliono gestirla. Mi piacciono questi video senza commenti, senza commenti sempre, anche perché è piacere. Recupera palla, basta. Intercettando bene il pallone, ripartono in campo aperto. C'è il tocco sulla fascia. Senza troppi commenti. Troiano. Nulla di fatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Perfetto oggi nei passaggi. Ottimi i suoi passaggi oggi. Ho perso il conto dei passaggi, molto bravi qui, fanno correre a vuoto i difensori. Troiano, buon pallone filtrante, azione che sfuma. Volta. Teio. Antei. Ci muoviamo da qua dietro. Viola. In merito di tutta la squadra, si muovono bene senza palla e sanno farla girare. Decisamente, Pier. Stanno dettando il ritmo della partita. Spazzano senza problemi. Potrebbe crossare. Prova a sorprenderlo. Può far male da lì. Niente da fare. Grande intervento del portiere che gli nega il secondo gol. Niente da dire. Bravissimo il portiere.
Pubblico di casa che prova a trascinare la propria squadra che è sotto di un gol, quantomeno verso il pari. Sarebbe un risultato prezioso per come si è messa la partita, visto quanto manca da giocare. Antei. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. E il pallone se ne va via. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Allora, IG. E c'è la conclusione. Conclusione che è uscita davvero di poco. Doveva fare meglio da lì. La palla non ha girato come si aspettava. Guarda là, guarda. Buttala fuori da tanto. Quasi finita. Va a bordo campo la Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo, secondo il cronometro mancano altri 120 secondi da giocare. Bene Matteo, grazie. Sì, attenzione al tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Dove ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Finita. Arrivederci. Finita. Ardemagni. Non c'è più tempo. Finita, Benevento porta a casa Benevento la vittoria. Benevento vince fuori casa. Contro match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza nel secondo tempo e la prestazione non ottenuta.